La Regione Puglia, con il microcredito d'impresa, concede un finanziamento alle microimprese già operative che non possono accedere al credito bancario. La Puglia dà fiducia alle imprese dell'artigianato, del manifatturiero e dei servizi, che si impegnano a restituire il prestito nei tempi previsti. Un patto con le imprese, per crescere e puntare insieme allo sviluppo economico, sostenibile e inclusivo. Perché se crescono le imprese, cresce la Puglia. Visita il sito sistema.puglia.it/microcredito. La Puglia, un'opportunità nelle tue mani. Assessore, Tutto Food un valore aggiunto sia per le aziende pugliesi e per la Puglia naturalmente? Sì, un valore aggiunto e anche a Tutto Food riusciamo a raccontare quello che riusciamo a fare in Puglia. E il trend di crescita che abbiamo del sistema turistico è derivato anche ai nostri prodotti, quindi alle nostre aziende che con tanto sacrificio mettono in campo attività produttive che danno questo risultato non solo in termini appunto commerciali, cioè non solo in termini di vendita di prodotto, ma soprattutto anche in termini turistici. Noi abbiamo voluto anche quest'anno essere presenti e sostenere le nostre aziende per cercare appunto di promozionare sempre di più questo prodotto che posso testimoniare personalmente che incomincia a essere attenzionato in giro per il mondo. Lo stiamo vivendo fortemente con le nostre masserie didattiche, tramite le quali noi non facciamo altro che mettere a disposizione tutti i nostri prodotti della nostra Puglia e stiamo avendo un grandissimo successo in termini di domanda. C'è tantissimi stranieri che vogliono venire a villeggiare nella nostra regione, quindi vuol dire che il sistema enogastronomico è in grande crescita, il sistema vitivinicolo è in grande crescita. E questo serve anche per avere più turismo e quindi più economia nella nostra regione, soprattutto un'economia verde, un'economia che tutela l'ambiente, tutela il territorio e valorizza sicuramente le eccellenze, ma soprattutto le tradizioni e le vocazioni, che è quello che è fondamentale per in qualche maniera incentivare il nostro turismo. Selezione Casillo, azienda del gruppo Casillo, leader mondiale. Ma leader mondiale è una parola grossa, diciamo che il nostro gruppo è presente in diverse attività, in diversi business. Qui a Tutto Food siamo per i nostri sfarinati che proponiamo a livello nazionale e internazionale, con la tipicità della semola di grano duro, che è il prodotto che noi meglio conosciamo, meglio proponiamo in tutte le sue, in tutti i suoi utilizzi. Semole d'autore è il nostro progetto che stiamo portando avanti da circa un anno, ci sta dando delle grosse soddisfazioni, perché proponiamo l'utilizzo della semola, che notoriamente è utilizzata per la pasta, anche in pasticceria e in pizzeria. E i nostri chef, i nostri maestri, pasticceri, pizzaioli stanno proponendo delle produzioni con le semole d'autore e c'è da quello che si può vedere un grosso apprezzamento, e il prodotto piace ed è soprattutto il piacere di proporre prodotti genuini, prodotti tipici del territorio pugliese che rappresentiamo degnamente, almeno mi auguro, e cerchiamo di far conoscere non soltanto al consumatore italiano ma anche all'estero. Give me just a little smile.
A Tutto Food di Milano ho presentato il primo cineracconto di biscotti Made in Puglia e Basilicata della Pietro di Leo S.P.A. Un modo più semplice di raccontare la storia dell'azienda Made in Sud? Sì, e questo è un progetto che abbiamo realizzato con le eccellenze del Sud. Sì, con le eccellenze del Sud, quindi abbiamo riunito un attimino il regista Pippo Mezzapesa, che ha realizzato questo insieme alla Caruccia e Chiurazzi, questo progetto bello, importante, raccontando quello che è successo veramente in Di Leo. Di Leo è un'azienda che esiste dal 1860, quindi abbiamo raccontato la veridicità di un'azienda, che è quella, anche l'aneddoto particolare, quello della famosa Sartage, che viene chiamata in dialetto, portata alla sua bella, è successo veramente, perché così si sono innamorati i fondatori della Di Leo. Quindi questo progetto vuole essere qualcosa di diverso da raccontare, e anche noi nei prodotti cerchiamo quello di dare prodotti differenti e anche innovativi allo stesso tempo, però fermo restando ai nostri valori tradizionali. Quindi è specializzata l'azienda? Ma l'azienda è specializzata nei prodotti da forno, in particolare biscotti. È proprio questa forte capacità dell'azienda di saper declinare quella che è tradizione e innovazione. Tradizione nella capacità di utilizzare questa tecnica così antica, e innovazione nel sapersi adattare a quelle che sono le esigenze del mercato, a quella che è una produzione di tipo industriale, nella standardizzazione, nell'elevata qualità igienico-sanitaria. E questo è stato il punto di forza della nostra azienda, che ha come mission proprio la capacità di gratificare i propri consumatori declinando tradizione e innovazione. You don't know how I feel.